Benvenuti alla seconda parte del montaggio del PC. Questa è la scheda madre preparata in precedenza. Possiamo alloggiarla all'interno del case. Questa è la parte dei connettori che va verso l'esterno. Dovremo appoggiare i vari fori della scheda che andranno a combaciare con le sedi delle viti del case, in questo modo, abbastanza esattamente. Perfetto, combaciano. Dovrebbero esserci già le viti all'interno della scheda madre. Ok, noi adesso ne sistemiamo due per fare più velocemente, dopo inseriremo le altre per andare avanti con l'assemblaggio. Successivamente dovreste consultare il manuale della scheda madre per verificare i pin per collegare il... Molto importante non lasciare le viti sotto per evitare che facciano contatto. Consultare il manuale della scheda madre per verificare i pin di uscita che andranno collegati poi al pannello frontale, come sono posizionati, ovvero il LED dell'accensione. È importante che hanno una polarità essendo diodi, il LED dell'accensione dell'hard disk, mentre il pulsante del power di reset non importa, non hanno polarità perché fanno un semplice ponticello istantaneo. Allora, questi sono i cavi del case, probabilmente hanno già delle piattine con dei connettori con dei nomi, quindi il power software è per l'accensione e il case acqua è un po' difficile da leggere, però sostanzialmente ci sono scritti anche qui sopra i pin. Power software è questo, power led. Non abbiate paura di sbagliare, perché comunque non succede in genere, non succede nulla, però è meglio se consultate prima il manuale ed evitate errori. Power LED qui in alto, l'abbiamo precedentemente preparato, perché era diverso rispetto al case precedente. Vai, puoi ripartire. Ok, i connettori per il case sono il LED dell'hard disk, che è questo, il nostro caso, il reset, che sono questi altri due pin, e il LED dell'alimentazione, dell'accensione, che sono questi altri due, e quindi che colleghiamo questo con il pin all'angolino. Sono le porte USB frontali aggiuntive, idem questo, che corrispondono precisamente qui nella parte alta del case. Ci sono le accensioni, le porte USB, l'accensione, il reset e i LED davanti invece dell'accensione e dell'hard disk. Infine è da collegare la grossa presa, la piattina dell'alimentazione che esce dall'alimentatore. Non si può sbagliare, la connessione è univoca, si collega in questo modo.
Fatelo bene, se no se fa falso contatto il server vi si spegne. Perfetto. E poi infine abbiamo collegato dall'alimentazione dell'hard disk, e poi c'è l'ultima, la piattina della serie SATA, la collegata al connettore ovviamente più basso, il SATA 0. In questo caso si trova SATA 2.2, SATA 2.3, questo qui, che è il primo disponibile. Connettiamo anche lui. Perfetto, infine si può dare alimentazione e verificare che tutto è stato collegato correttamente. Ovviamente fate un lavoro più ordinato del nostro, fascettate i fili in più, ordinateli in modo che non succedano falsi contatti, e poi procedete con il test, collegate tastiera e mouse e monitor, soprattutto monitor e mouse, per verificare che effettivamente poi c'è l'uscita e la scheda madre funziona correttamente.